Buonasera a voi tutti che ci seguite. Riprendiamo per Voci Transnazionale le nostre, diciamo, i nostri contatti, le nostre conversazioni con Blanca Briceño, che è la nostra amica indio radicale, ricordiamolo sempre, radicale del Partito Radicale Non Violento, sul Venezuela, animatrice, ispiratrice, cofondatrice, credo, del gruppo di resistenza non violenta Aires Ven. Spero di aver detto tutto quanto per quanto riguarda correttamente, per quanto riguarda la presentazione. Allora, con Blanca, con cui parliamo ormai, possiamo dirlo, da anni, dell'epopea del popolo venezuelano e di questa parte di territorio dell'America Latina che sta vivendo un'escalation, sembra che non si possa, che non si vada più, diciamo, non si possa andare, diciamo, peggio di così, e invece c'è sempre di peggio, fino ad arrivare alla barbarie che sembra si stia consumando a danno dei civili, che sono sempre le persone che, insomma, in qualche modo, nei confronti dei quali noi sempre riserviamo un'attenzione nei nostri, diciamo, resoconti sul Venezuela. Ma per parlare con Blanca oggi del Venezuela, cominciamo da quello che in queste settimane ha un po', diciamo, richiamato l'attenzione anche dell'Occidente, dell'Europa, e si tratta appunto di una pronuncia della Suprema Corte venezuelana, praticamente che in qualche modo, io la dico in modo molto sintetico, sembra abbia esautorato con una decisione, con una sentenza, se non credo, se non dico male, esautorato il Parlamento. Per poi, in qualche modo, dopo qualche giorno, se non sbaglio, fare un dietrofront e quindi praticamente rimangiarsi ciò che aveva detto. Una Corte Suprema che appunto si denuncia essere molto sotto, cosa che non dovrebbe accadere, una Corte Suprema sotto l'influenza di Maduro. Ecco, io l'ho detto in modo molto molto sintetico, do la parola a Blanca, la ringrazio ancora di essere qui con noi e cerchiamo un pochino di entrare nel merito, dici quello che tu sai e soprattutto quello che questa decisione ha provocato all'interno di questo paese. Bene, grazie Gianni. Innanzitutto, come sempre, Aires Ven, Appoggio Internazionale alla Resistenza Venezuelana, ringrazia profondamente Liberi Punto TV, perché veramente la storia di questa grande tragedia, di questo valle di morte che stiamo attraversando come venezuelani oramai dal 1998, con ancora prima un evento di saccheggi, il 27 febbraio 1989 e poi il primo colpo di Stato, 4 febbraio 1992, dal signor Chavez, da ora in avanti denominato il sepolto. Poi loro, c'è stato un altro colpo per sostenerlo nel novembre dello stesso anno, fino a un processo elettorale nel dicembre del 98, che abbiamo diverse volte spiegato su Liberi TV. Quindi c'è la testimonianza della veracità di quanto noi abbiamo affermato, perché tante volte abbiamo anticipato delle situazioni e voi potete constatare andando a vedere i tanti programmi che Liberi TV ha voluto omaggiare al popolo venezuelano per la sua futura storia. Bene, in qualche modo il 30 marzo di quest'anno, no? Il Tribunale Supremo di Giustizia, no? Non si chiama più Corte Suprema, ma Tribunale Supremo di Giustizia, ha erogato due sentenze, la numero 154 e la numero 155, con una derogava l'immunità dei parlamentari, toglieva la possibilità che loro non possano essere giudicati e perseguitati mentre sono nell'esercizio delle loro funzioni come deputati, e sapete che in Venezuela c'è una sola Camera, l'Assemblea Nazionale si chiama così, e poi l'altra ancora più eclatante, ed è quella forse che ha permesso lo scandalo internazionale, sostituire
le funzioni dell'Assemblea nazionale e cederli al Tribunale Supremo di Giustizia, perché l'Assemblea nazionale non si sottomette a diritto secondo loro. Il vero problema, Gianni, secondo una delle nostre ipotesi, è soprattutto che avevano bisogno di poter firmare convegni internazionali, svendendo ancora ciò che avanza del Venezuela, perché tu sai benissimo che l'abbiamo detto tante volte, che abbiamo non solo i servizi segreti, ma in azione, in attività, la Cina, la Russia, la Bielorussia, l'Iran e Cuba, quindi loro, soprattutto adesso è stato veramente la Russia che voleva negoziare una zona dell'Orinoco, della fascia bituminosa del petrolio, e loro non possono ufficialmente se non passare attraverso l'Assemblea nazionale, quindi annullarla probabilmente, però non hanno misurato molto bene la lunghezza del passo, in quanto è da tanto che stiamo aspettando un errore un po' più eclatante, perché l'abbiamo pure detto qui, che in Venezuela loro hanno configurato una strategia che si chiama il Plan Patria, che è sopracostituzionale. Quindi a volte quando l'opposizione, la pseudo-opposizione collaborazionista, politicante, elettorera, dice l'anticostituzionalità, non aggiunge l'altro pezzo che è portare avanti inesorabilmente questo Plan Patria per l'instaurazione del comunismo in un solo paese, che contraddice un po' il concetto marxista futuro, e quindi portare avanti morte, desolazione, fame e sterminio ed olocausto come quello che sta succedendo. Quindi loro però hanno dovuto assorbire una reazione internazionale, tanto dell'Organizzazione degli Stati Americani come di certi altri paesi, certi hanno ritirato i propri ambasciatori. Allora qualche giorno dopo, il 2 aprile, improvvisamente appare questa figura che si chiama da noi il Fiscale Generale della Repubblica, forse è come un prefetto, è un personaggio di carattere giuridico alto della sezione della costituzionale dentro della struttura giuridica del Tribunale Supremo, e questa persona che si chiama Elena Ortega, lei dice che non può accettare questa decisione perché non è costituzionale, perché lesiona la democrazia, eccetera. Luisa Ortega Diaz, giusto? Sì, perdono, Luisa Ortega Diaz. E pare che abbia una fama di chavista. Beh, non è solo che ha una fama di chavista, lei veramente si è saputo recentemente, un po' più pubblicamente, ma si conosceva molto bene, che lei è sorellastra di una donna di un affezionamento frenetico all'insepolto, e che comandava delle orde che aggredivano le nostre manifestazioni. Io personalmente sono stata in una di queste manifestazioni dove c'era lei con queste orde di centauri nelle motociclette, pronti con armamenti a difendere la rivoluzione roboboliana che loro hanno inventato. E questa sorellastra si chiama Lina Ron, quindi Elena Ortega, sorellastra di Lina Ron, e poi diciamo ha avuto legami forti, legami stretti con un ex guerrigliero di nome Douglas Bravo. Quindi non si può dire che non sia affezionata. Il caso vuole allora che per la
apparenza esterna, cioè per la diplomazia internazionale, questo lo si legge come un trionfo, nel senso, abbiamo fatto fare retromarcia a questo qua. In realtà io penso che questa gente è talmente vigliacca e villana che la cosa che veramente possono aver organizzato e orchestrato questa situazione, onde poter quindi legittimare nuovamente l'esecutivo con un'azione che difende la democrazia e quindi diciamo l'Assemblea nazionale è lì in una specie di limbo comunque. Quello che è curioso è che questa decisione per Costituzione non può tornare indietro, cioè loro questo arretramento non può sussistere costituzionalmente, per cui diciamo coloro che hanno chiamato questa situazione colpo di Stato costituzionale mantengono questa posizione. Indubbiamente la pseudoposizione collaborazionista si ha proprio agganciato molto fortemente a questo. Questo però ha suscitato, cioè è stato come una goccia che ha fatto accendere, una goccia che ha fatto accendere nuovamente le proteste per strada, però che già si vedevano venire. Ricordate che al 15° congresso di Radicali Italiani ne abbiamo parlato, che nel Venezuela poteva succedere da zero a tutto. Poi sicuramente questo da zero a tutto bisogna fare una sezionarlo molto bene, perché noi qui in Liberi TV Airene ha parlato dei territori che sono nelle mani della criminalità organizzata. Abbiamo parlato dei vari e dei tanti motivi per cui la popolazione è arrivata allo stremo, e quando arriva allo stremo, soprattutto quando si arriva alla fame, diciamo i motivi per la protesta travalicano la motivazione politica, diventa un'esasperazione. Abbiamo parlato del contrabbando di alcuni beni importanti, del cibo che si trova, delle rapine ai camion che trasportano beni alimentari, generi alimentari, del latte per i bambini che non si trova. Quindi diciamo che questa ulteriore in qualche modo questo ulteriore attacco alla legalità, ecco, di questo paese ha trovato comunque sia una popolazione certo non tranquilla, ecco, non è che di punto in bianco, insomma già c'è da tempo un grosso risentimento, un grosso malcontento, forse è un eufemismo chiamarlo malcontento. Ma Blanca, per tornare alla cronaca, da questo come si è passati poi a qualcosa che è stato anche fatto contro l'opposizione, contro Capriles, se non sbaglio? Ah, bene, bene, questa è una storia un pochettino più lunga da come la si racconta, però noi su Liberi TV veramente siamo cercatori e denunciatori di verità, quindi ricordiamo bene che in diverse opportunità Aires Reyna ha dichiarato a Liberi TV che il paese è veramente diviso in tre parti. E ricordo benissimo che abbiamo fatto un programma dove era apparsa per la prima volta 2 anni fa in una un sondaggio il fatto che per la prima volta appariva la parola indipendente ed eravamo 65%, quindi nel Venezuela ci sono due minoranze che sono il partito di governo e questa opposizione rappresentata nella mesa dell'unità, e poi c'è tutto ciò che non è né l'uno né l'altro, e molta di questa terza, ma e che è una maggioranza, si trova nelle molteplici organizzazioni di resistenza che comunque si sono conformate per poter difendere
il ritorno alla sovranità del paese, alla repubblica, alla sua libertà e alla sua liberazione. Dunque, in mezzo a questo, sicuramente, l'abbiamo pure detto, nelle elezioni del 6 dicembre 2015, il paese si è proprio è andato a votare per un'assemblea nazionale, ma non ha votato, come l'abbiamo spiegato noi benissimo, non ha votato per queste persone, ha votato semplicemente per dare un comando a questa assemblea rappresentativa di far fuori questo regime, cosa che loro avevano promesso nel giro di 6 mesi. Sicuramente non solo non è successo così, ma è in più successo che questi hanno iniziato a prendere spazi sempre per candidarsi alle prossime elezioni, che ci sono le elezioni di governatore, le elezioni di sindaco e poi l'elezione presidenziale nel 2019. Quindi loro si sono accordati, continuano ad accordarsi su queste possibilità di elezioni, però la MUT si presenta come rappresentante del popolo venezuelano oppositore. Ciò che non è vero, non è così. Loro non danno spazio a nulla che non sia solo il connubio, quel matrimonio realizzato nell'oscurità della notte fra il PSV e il Partito Socialista Unificato del Venezuela e la MUC, la Mesa dell'Unità Democratica. Comunque quarta gamba di un tavolo che abbiamo parlato tante volte dei fattori socioentropici, odio, terrore e menzogna, e il terrorismo però nel Venezuela è stato organizzato a millimetro, anche questo diciamo l'abbiamo detto. Per cui in questo momento, estando in prigione Leopoldo López ed avendo messo in prigione in questi giorni diversi capi di partiti un po' minori, ma comunque il partito Copei e il partito Social Cristiano, e il suo segretario è stato messo in prigione, c'è insomma per placare gli animi nuovamente il fatto dell'elezione. Ma prima di tutti questi successi, il partito della Mesa dell'Unità, che si chiama Un Nuovo Tiempo, loro sono lì 14 partiti che fanno la base più altri satelliti, ma nel Venezuela avevamo detto ci sono 65 partiti, il mio ultimo conto, magari c'è qualcuno. Quindi esce alla ribalta il signor Manuel Rosales. Chi è Manuel Rosales? È il padrone di Un Nuovo Tiempo. Manuel Rosales è stato nell'esilio per diversi anni e il governo lo fa tornare, ma lui entra come prigioniero. E allo stesso stile della prigione di Chavez c'era l'andare e vieni di capi, di rappresentanti di entrambe le fazioni e quindi improvvisamente esce Manuel Rosales libero. Noi capiamo che c'è un negoziato sotto questi accordi presi. Lui come probabile candidato presidenziale del Partito Sociale, del Partito del governo no, della piramide, scusatemi se ho messo in là, mentis, e quindi come oscurare qualsiasi cosa possa impedire il trionfo, mettere ombra al trionfo di Manuel Rosales, che molto coerentemente con il suo livello di tradimento, perché anche lui ha vinto un'elezione presidenziale e l'ha venduta immediatamente, non erano ancora finiti i conti dello scrutinio quando lui aveva detto già che aveva perso. Bene, lui
lo dice con chiarezza, che bisogna fare un co-governo e che quindi lui si lancia a questa avventura, secondo lui, ma veramente è tutto già orchestrato. La moglie è stata la sindaca della città di Maracaibo, ricordiamo il Corsaro Nero e il Pagari della città di Messico Cinista. Quindi Caprile, ovvio, lo devono un po' far fuori e quindi lo accusano di che ha sperperato i soldi della sua governazione e quindi è disabilitato per ben 15 anni di ogni occasione politica. Ma lui esce pubblicamente con un'esaltazione, sembrava proprio, non lo so, un fuoribondo, andiamo stato per stato, paese per paese, difendere. Cioè, lui pretende che il popolo venezuelano, che ha fame, a cui gli uccidono una persona ogni 20 minuti, cui muore un bambino ogni 50 minuti, esca a difendere la sua abilitazione, perché lui deve essere un giorno nella sua vita presente. Le sue storie molto antica, e il primo tradimento nasce veramente quando è diventato presidente della Camera dei Deputati, allora erano bicamerali congressuali, e lui consegna proprio sul piano che derivò nella costituente di Chavez, dove con un 45% di voti l'opposizione ha avuto solo 4 rappresentanti, invece sì, integralmente. Ma Caprile pure si dimentica, perché adesso che lui è disabilitato, speriamo che abbiano capito che ognuno di loro è già stato disabilitato con questa sentenza del Tribunale Supremo di Giustizia. Ma prima o poi può vivere questa esperienza. Cioè praticamente tu stai dicendo, Blanca, per fare una sintesi, perché il nostro tempo vola, che questa opposizione, questo trust, diciamo, di partiti così numerosi che sarebbero l'opposizione, con tanti piccoli o grandi leader che sono capi o capetti, un po' a turno questi contrattano con il potere qualche forma, diciamo, di beneficio, qualche cosa che gli possa assicurare qualche carica pubblica, un po' a sì, turno, certo. Tutti quanti un po' a turno tutti quanti, ma la Mut in pieno ha fatto sempre così, perché tu non ti puoi spiegare come in 18 anni loro non sono riusciti a far dare un solo passo indietro a questa situazione, benché quando si è configurato il primo congresso nazionale l'opposizione era maggioranza, per questo che diciamo che Caprile sta tradotto lì. Ma lui si dimentica che quando c'era la Coordinadora Democratica, che è l'organismo che precede la Mesa della Unità, il suo più grande rivale di Caprile alla governazione della regione Miranda era proprio Enrique Mendoza, cioè lo stesso nome, che era capo della Coordinadora Democratica e che poi ha consegnato nelle mani del regime, della dittatura, i risultati del primo referendum revocatorio che fu non si realizzò nel 2003 come doveva fare, ma nel 2004, e in quell'anno lì, e questo l'abbiamo spiegato molto bene in un programma, sono riuscite ad orchestrare la frode elettorale che tuttora esiste. Quindi Caprile deve ricordare il beneficio che lui ha avuto quando hanno inabilitato Enrique Mendoza. Chi si è beneficiato? Si dovrebbe lui chiedersi a chi sta beneficiando in questo momento il regime, perché lui non pretenderà che, pur avendo tradito il paese, pur avendo accordato tante cose, quelli lì li saranno fedeli. Cioè, questo è veramente la cosa.
Quindi diciamo che c'era un'ipotesi che non si è realizzata riguardo alla situazione del Tribunale Supremo di Giustizia, che si pensava potevano destituire il presidente del Tribunale Supremo di Giustizia, che è una persona che ha pagato carcere per crimine. Per cui, come sempre abbiamo detto, sono solo quello criminale. Senti Blanca, siccome stiamo andando verso la chiusura, perché il nostro tempo è volato, io come un pochino avevo detto in apertura, volevo dare un po' di spazio proprio ad una finestra sulle condizioni della cittadinanza, dei cosiddetti civili, insomma sul popolo. Allora, avevamo in qualche modo a conoscenza, avevamo detto, avevamo diffuso le informazioni su una situazione sociale anche sanitaria che si era aggravata notevolmente, ma io leggo che praticamente ci sono degli scontri di una crudezza fortissima, addirittura con l'accusa di utilizzo di lacrimogeni tossici, qualcosa insomma che fa venire in mente un pochino gli orrori della Siria di queste ultime settimane, insomma, che hanno peraltro motivato una certa reazione nota di Trump, che qualcosa ha detto anche per quanto riguarda Maduro. Allora, con rispetto alla situazione della popolazione, sì, certamente, ma sono stati sempre crudeli. Ricordati quel programma che abbiamo fatto in onore dei 43 ragazzi aggiustiziati il 12 febbraio del 2014. Sì. Quindi noi oggi, proprio oggi, 11 aprile del 2017, si compiono 15 anni della massacre che fece la grandissima manifestazione di quasi 2 milioni di persone che andavano con le mani vuote, solo con le bandiere, a chiedere la sua rinuncia. Quindi diciamo è un giorno memorabile per le vittime e per questa richiesta di libertà. Tanto sangue abbiamo versato e questo sangue fruttificherà in libertà, questa è la nostra fede. Ora, Trump sì, sicuramente ha detto qualcosa sul Venezuela, ma un messaggio subliminale che non so quante persone lo possano capire: quando la moglie di Leopoldo López è andata a trovarlo, lui era assieme a Pence e al senatore Marco Rubio, lei e Trump, dietro c'è una foto e questa fotografia è molto simbolica perché si tratta del ritratto di Andrew Jackson, che è stato il settimo presidente degli Stati Uniti, che è considerato come l'unico presidente nordamericano che è stato prigioniero di guerra, agli effetti prigioniero politico in tutta la storia degli Stati Uniti. Quindi moglie di un prigioniero politico, Trump, con questa fotografia. La situazione della popolazione è mostruosa. Se tu pensi che solo già oggi hanno ucciso un altro ragazzo di 19 anni, Daniel Kelis, 2 o 3 giorni fa hanno ucciso Jairo Ortiz, poi abbiamo il general Vivas, che è un uomo che si era trincerato, una volta parlato di lui, si è trincerato in casa e non riusciva a entrare a nessuno, hanno fatto urdito un inganno, lui è uscito per aiutare una persona, l'hanno preso. E qualche ora fa si diceva che non si sapeva dov'era o che forse lo mandano o era già in Cuba, per in questo momento dicono che è nella prigione della polizia militare. Questi si sono permessi, ma si sono permessi sempre Gianni, adesso se ne parla perché io spero che qualcuno abbia la grande pietà e misericordia di accanto ai bambini siriani, per i quali ovviamente lottiamo per i diritti umani di tutti, universali, ci sia anche un bambino venezuelano, perché muoiono per fame, per denutrizione e per mala salute, per mancanza di tutto, insomma. Vedi quelli che sono più grandini, che riescono a uscire per strada, ad aprire le borse della spazzatura.
E quindi veramente diciamo che qualche giornale molto ideologico della sinistra italiana non riesce neanche ad aprirsi a un dialogo con un cittadino qualsiasi. Io mi offro, come Aires Ven, a fare una spiegazione della proposta che abbiamo lanciato da Rebibbia da anni. Poi nella marcia per la libertà dei popoli oppressi abbiamo parlato di questa proposta, che è un articolo della Costituzione 348 con 15% di raccolte di firme, che è anche un fatto radicale. Ho chiesto al sottosegretario Benedetto della Vedova lì presente al 15° congresso, avevo parlato con Orellana, e non è che non sappiano, il Vaticano è stato notificato da Aires Ven, quindi non c'è un interesse perché ci possa fare possa esistere una possibilità che si può criticare, ci possono dire di tutto, difatti anche altri settori della resistenza che non è non violenta stanno chiedendo pena di morte, uccisione degli assassini, stanno chiedendo tante cose. Nel Venezuela però può anche succedere, non solo questa nostra strada che avrebbe una possibilità di evitare tanta violenza, ma potrebbe succedere, ne abbiamo parlato, una frattura militare che non riconosca questo regime e quindi passare ad un governo di transizione. Bene, di questa cosa sicuramente parleremo nella prossima puntata, la riprenderemo questa proposta, la spiegheremo punto per punto. Ora siamo veramente in chiusura, io ti lascio a te se vuoi qualche ultimo minuto per chiudere, e così mi metto rapidamente a lavorare a questo video che, come potete vedere, finisce con una Blanca Briceño soltanto, diciamo, in audio, perché abbiamo avuto dei problemi con la DSL. Siamo veramente diciamo dei pionieri, ma non tanto dei pionieri quanto un'armata Brancaleone di internet, anche per nostra responsabilità, perché non è che abbiamo dei mezzi, ma anche perché comunque sia la DSL, che non dipende da noi, è quella che è. Quindi Blanca, a te qualche minuto per chiudere, e con appuntamento ovviamente a dopo Pasqua. Nel frattempo io ti auguro un'ottima Pasqua, so che tu marcerai con il Partito Radicale per la prossima marcia dell'amnistia, e spero che anch'essa porti del bene e della visibilità anche alla questione venezuelana. A te la parola. Beh, grazie, va bene. Io, come cristiana, dico bene, il Signore risorga nei nostri cuori, in ogni cuore, con la sua non violenza e la sua capacità di poter apprezzare ogni diversità senza fare differenziazioni e senza creare ideologie. Comunque io lancio veramente un richiamo a tutte le autorità, le persone, la stampa, il dottor Simoni, che quale ho comunicato, per poter far capire che esiste una opzione non violenta per questo paese tuttora in vita. Io clamo per queste vite, questi giovani che non si riescono a fermare, che vengono mal chiamate i guariteros. La guarimba l'abbiamo spiegata cos'è, e la guarimba non è per portare morte né per portare distruzione, come vogliono fare, ma semplicemente per fare un momento di fermare delle circostanze dentro il paese, dentro i quartieri, e poter prendere coscienza di ciò che si vive e forzare politici a fare. Ma noi sappiamo che quella pseudo-opposizione collaborazionista non fa altro che chiedere, esigere la vita dei nostri giovani per le loro elezioni. Ebbene, noi diciamo no,
Noi vogliamo una nuova Venezuela che è nata l'8 ottobre del 2012. Questa nuova Venezuela può passare la sua costruzione attraverso il progetto País Venezuela ricostruita via costituente del potere originario. È chiarissimo nei nostri articoli 3478, 348, 349 per sostanziare il 350 e l'articolo 5 della Costituzione. Sono 12, ne parleremo approfonditamente. Certo, bene. Grazie, il Signore vi benedica. Non saprò mai come ringraziare Liberi TV per essere portatore di verità. Ma ci mancherebbe, cerca di fare appunto un'azione di conoscenza sul web. Magari se qualcuno se ne accorgesse sarebbe bello, e comunque sia, tutti voi che ci ascoltate, io vi chiedo a tutti voi di arruolarvi ad un esercito della conoscenza. Questi video, se li apprezzate, per carità, se non li apprezzate no, ma se li apprezzate, fateli girare anche voi, fateli girare alle persone che pensate possano essere interessate. Condivideteli su Facebook, su Twitter, basta copiare il link e mandarlo anche via mail. Sono come, diciamo, delle trasmissioni vere e proprie. Facciamole girare. Grazie Blanca Bricegno, buona Pasqua. Bene, e buona Pasqua. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, Gesù. Va bene, d'accordo. Ormai siamo al messaggio pasquale, quindi insomma. Amen. Grazie Blanca Bricegno, un saluto a tutti. Grazie a tutti.